Decenni di storia del Palio Rimiero Elbano, una foto della comunità isolana attraverso rivalità e amicizie come quella che Michele Melis narra nel libro L'amico rivale, edizioni Persefone, che sarà presentato il 1 agosto alle 21:30 nel chiostro del Centro Culturale de Logé. È un argomento che nessuno ha mai toccato prima, quindi ho detto prima o poi un argomento così forte di storia, di tradizione, proprio uno spaccato, non è soltanto una cosa sportiva, andava fatto. E per cui mi sono messo lì, piano piano, ho preso formazioni, la parte vecchia, la parte diciamo nuova, dagli anni, metà anni 80 in poi l'ho vissuta, perché sono montato a bordo come timoniere, quindi di formazioni non avevo bisogno, perché avendola vissuta. La cosa più bella è stata proprio la parte precedente, andare a reperire informazioni che non finivano mai. E la cosa bella è stata vedere che le fotografie mi piovevano addosso, ma veramente, mi fermavano, mi dicevano, guarda, c'ho le foto. E ero partito con quante foto? 7, 8. L'album di famiglia, cioè una gara sola, nell'88 in porto, e ora nella cartella ho 1200 rotte foto. Nel libro scorrono immagini di luoghi e aneddoti che raccontano la festa delle barche in acqua con gli spettatori che si accalcavano sulla riva. La gara era sentitissima, io mi ricordo, ero bimbo, siamo qui alle Ghiaie, sul muretto, quando c'era la gara, non c'era posto sul muretto, non c'era posto sulla spiaggia. E io ero incuriosito, ero un bambino, avevo 9-10 anni e il mio sogno era quello di montare a bordo. Mi presentai un giorno agricolo chiedendo di provare a fare timoniere. E ho cominciato così. Era talmente sentita che all'epoca della 10 remi tutta l'Elba si fermava, cioè si fermava, si trasferiva in blocco nel paese dove c'era la gara della 10 remi. Era veramente sentito. Ora è normale, i tempi sono cambiati, quei tempi non torneranno più, però lo scopo di questo libro è anche quello, far ripartire il Palio Remiero con vigore come lo era prima. La cosa bella è che le società, cioè gente disposta a stare dietro le barche e competente c'è, le barche ci sono, remi ci sono, carelli ci sono, vanno reclutati i ragazzi giovani. Una storia nella storia che si snoda attraverso i due protagonisti, amici e rivali. L'amico rivale è la storia di un'amicizia barra rivalità senza uguali, in un senso e nell'altro. Erano Nilo Lambardi e Oreste Colombo, abitavano di casa la Padurella, erano amici per la pelle. Nilo non aveva la patente, Oreste lo scarrozzava a giro in qualsiasi posto, però quando cominciavano gli allenamenti per le barche a primavera, calavano le tenebre, non si guardavano. Io l'ho vissuta nell'ultima parte, l'ho toccata con mano, questi erano, tra virgolette, matti, però si volevano un bene dell'anima. E l'epilogo del libro, non lo posso svelare chiaramente, è una cosa che uno rimane così e uno si chiede, ma è vero, è successo davvero? La risposta è sì. E io quando ho cominciato a scrivere il libro non lo sapevo neanche il finale, l'ho scoperto dopo. Per cui è un'amicizia d'altri tempi, bellissima. È una storia nella storia, perché Nilo Lambardi della Padurella e Oreste Colombo del Capobianco erano due colonne portanti del Palio Remiero. Poi c'era l'Imperia, c'era la Guardiola, c'era Campo, c'era Marciana, c'era Rio, c'era un po' tutta l'Elba, ma loro due erano le colonne portanti. E per vincere, si sa, per vincere vale tutto. Nel libro ci sono dei personaggi, ad esempio Sergio Spina, Marciana Marina, colui che ha progettato le barche attuali. C'è Gaetano. Gaetano non ha bisogno di... Gaetano Donati è preso in prestito dalla mitologia e messo qui. L'evento è patrocinato dal Comune di Portoferraio. La serata sarà condotta dallo scrittore Federico Regini.